girare. La porta è chiusa. C'era mezzogiorno di fumo di fuoco. Se fai così copri. Guarda mamma, la cosa che non ti ha fatto vedere la mamma sono il fatto. Ah, sì. Sì. Adesso non mai vedere. La prossima volta ti lasciamo a casa. Per non voglio, meglio buttare il vetro in aperta per il quanti bevo vai. Quando facevi il biglietto del treno, non c'era sempre. Allora, niente, le cabine di guida, sapete, sono sopra, quindi possiamo visitarla o da qui, volendo, oppure in fondo al treno, l'ultima estremità, ci sta l'altra persona. Però il paragone, sinceramente, non regge, non per la velocità, chiaramente, perché questo è un treno molto confortevole, all'epoca raggiungeva anche una buona velocità, i 200 li andava a toccare. Però la particolarità è soprattutto quella del benedetto, che ha una prospettiva diversa di viaggio rispetto a... Scusate un attimo. Che dice in quanto spazio può andare. Vediamo che sono solo su stellata. Prego, vada pure avanti, così ci stiamo. Scenda pure anche lì, che tanto non ci si scopre. È ancora pavimento quello.
Perfetto. Facciamo che questo possa portarlo qua. Sì, 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 prego. Faccio gli altri, perché... Ah, intanto buongiorno. 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 Sapete qualcosa? Avete delle curiosità particolari? Come funziona? Vediamo dalle sue labbra. Allora, la locomotiva che visitiamo. Ah, ecco. Allora, funzionamento è semplice, è una grossa pentola a pressione come quella che si ha. Allora, abbiamo il fondo, in fondo abbiamo il fuoco che in questo momento è a riposo. Il fuoco là. Che con pronti? Via! Con il fuoco scaldiamo l'acqua che in caldaia vediamo il livello tramite questo vetro. In questo caso vedete si evapora il rubinetto. Eccolo qui. L'acqua bolle, crea della pressione, segnalata da questo manometro, la cumulazione di pressione. Abbiamo in questo momento cosa sono? 9 kg per centimetro quadrato. Tramite questa leva che è l'acceleratore, questa leva che potrebbe, questo volantino, potremmo definire le marce, il tipo di marce della macchina, il macchinista gestisce e muove la locomotiva, manda il vapore ai pistoni che poi fanno girare. Dall'altra parte invece c'è il fuochista. Il fuochista gestisce in forma a carbone, gestisce la pressione e gestisce soprattutto l'acqua, perché la locomotiva lavorando consuma vapore e il vapore diventa, viene dall'acqua. Ed è un freno ad aria comprimessa. In altri paesi inventarono anche il freno a vuoto, sta arrivando il suicidio. Mandagliele per favore. Tu ne hai una mia tua. Ecco. Ne hai una mia tua.